Se sei d'accordo, io mi avvicino a uno dei parlamentari. Roberto, ci senti? Non so se la troupe. Sì, io vi sento, voi mi sentite? Ah, Roberto, pronto? Sì, siamo ancora collegati con te. Sì, perché allora, vorremmo guarda, restare su, con me c'è dicevamo, Roberto questa Fico, piazza non so se riescono inedita. A riprendermi. Chiedo al mio cameraman che vedo lontano, Simone, se mi vedi, sulla tua sinistra. Allora, sentiamo comunque la voce di Roberto Fico. Una giornata importante per il Movimento 5 Stelle. Sì, è una giornata importante, ma per un fatto, perché in questo paese finalmente c'è una forza politica, un movimento che quello che dice in campagna elettorale, quello fa. La coincidenza della campagna elettorale, dei programmi dai palchi, coincide poi su quello che si fa dopo veramente, è la stessa cosa. E quindi oggi ridare i soldi allo Stato, i soldi che secondo noi sono eccessivi per i parlamentari, è veramente un atto importante in un momento in cui il Paese soffre davvero, ci sembra proprio veramente il minimo sindacale. Alcuni di voi hanno rinunciato anche alle spettanze per gli incarichi accessori a quello da parlamentare, come lei per esempio, membro della Commissione RAI, Commissione di Vigilanza. Sì, come Presidente della Commissione di Vigilanza RAI avevo diritto a un'altra indennità di funzione e ho rinunciato a 26.000 euro all'anno, totalmente all'indennità che in 5 anni è più o meno un 133.000 euro. Siamo con Luigi Di Maio, Gianluca, se possiamo intervenire. Vai. Siamo con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, che è stato uno dei promotori di questa conferenza stampa e che fra poco lasceremo per andare a raggiungere i deputati. Una promessa mantenuta per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, questa restituzione di 1.500.000 euro, ma voi oggi avete lanciato una sfida agli altri partiti. Ma è la sfida che abbiamo lanciato il primo giorno che io ho messo piede in ufficio di presidenza, abbiamo presentato una proposta in ufficio di presidenza in cui chiedevamo a tutti i parlamentari di adeguarsi al trattamento economico dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, varrebbe 42 milioni di euro che insieme alla riduzione di tanti altri sprechi in questo momento abbatterebbe i costi della Camera dei Deputati e libererebbe risorse per i cittadini italiani. Dove andranno questi soldi che sono stati risparmiati? Su un fondo che è l'unico attualmente implementabile dai cittadini, che quindi si può fare un bonifico, che è il fondo di ammortamento per i titoli di Stato, serve in pratica a dare soldi allo Stato.